Quando Padre Pio era in vita, molti erano soliti chiedergli di assisterli nel passaggio tra questa terra e il cielo, cioè al momento della propria morte. Padre Pio non si tirava mai indietro e prometteva che l'avrebbe fatto. E molte sono le testimonianze che danno, che avvalorano questo che ho appena detto. Per esempio, ci racconta padre Alessio Parente, il sacerdote parroco di Rignano Garganico, don Pietro Paolo Ricci, nel 1919 gli chiedeva appunto di essere assistito nel momento della sua morte. Padre Pio glielo assicurò, ma Don Pietro, per essere più sicuro, disse no, dobbiamo metterlo per iscritto. Don Pietro scrisse questa promessa e Padre Pio la sottoscrisse, la firmò dicendo: io ti assisterò con l'aiuto di Dio nel momento del tuo passaggio, nel momento della tua morte. Una figlia spirituale racconta un episodio molto interessante che ci dimostra appunto come Padre Pio assisteva i suoi figli spirituali nel momento della morte. Maria Pompilio, una figlia spirituale di Padre Pio, ebbe in famiglia la morte del fratello e dopo chiese a Padre Pio di poterlo sognare. Ma Padre Pio la rimproverò dicendole. E di qui inizia il racconto diretto di Maria Pompilio. Padre Pio le disse: cerchiamo di vivere nel mondo della realtà e non in quello dei sogni. Maria, tuttavia, insistette e sognò più tardi suo fratello che le disse: sai che Padre Pio mi ha assistito durante l'agonia? E lei, Maria, per tutta risposta disse: non lo abbiamo visto vicino a te. Non ho potuto riferirlo, rispose il fratello, perché ero in agonia, ma è stato presente finché il giudice, cioè Gesù, non mi ha giudicato. Mi erano stati dati 11 anni di purgatorio, continua il fratello di Maria Pompilio, defunto e quindi nel sogno, mi erano stati dati 11 anni di purgatorio, ma per intercessione di Padre Pio ho avuto solo 1 anno. Tanti misteri della sua vita saranno noti solo nell'altro mondo. Così termina il sogno del fratello di Maria Pompilio. Il mattino seguente Maria chiaramente corre dal paese, quindi dal paese di San Giovanni Rotondo, verso la chiesa di Santa Maria delle Grazie. E appena Padre Pio la vide, le disse: ora sei contenta? E lei, felicissima della domanda che le confermava indirettamente il contenuto del sogno, si permise quasi di scherzare e disse: padre, cosa fate? Voi andate dappertutto, siete qui sulla terra eppure andate in paradiso. E che cosa sto a fare qui sulla terra se non posso salire e scendere? Le rispose Padre Pio. Padre, disse Maria Pompilio, mio fratello allora mi ha detto. Ma Padre Pio a questo punto la interruppe e disse: sì, sì, tuo fratello ti ha detto che il mistero della mia vita sarà noto solo in paradiso. E che cosa sto a fare qui sulla terra? Ripeté Padre Pio, se non posso salire e scendere. Ecco, come qui torna in evidenza, ancora una volta, questo ruolo di mediazione, di preghiera, di offerta che Padre Pio appunto ha vissuto nella sua vita anche verso gli agonizzanti e le anime purganti. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.